Siamo nella parte finale della prima parte del gioco tradizionale. Ricordiamo che il Gaglianico è già in vantaggio per 2-0, avendo vinto con Mauro Bonino il combinato contro Barbero 27 a 26. Adesso vediamo che l'accosto di Piero Merio in rimonta, la prima boccia di Resce è andata fuori. Mentre la quadretta, vediamo Rossato alla bocciata, fallisce quello che poteva essere il pallino salvezza, mentre vediamo ancora Rescia all'accosto, ottimo questo accosto che costringe Piero Merio alla bocciata, mentre vediamo Ponzo all'accosto. Ottimo l'accosto di Ponzo. L'incontro si chiude con la vittoria della quadretta Balla, Guzzolin, Gassino e Massazza per 5-3 su Ariaudo, Baldo, Ponzo e Rossato. Piero Merio all'accosto, quindi sul risultato di due pari, due giochi ancora. Che stanno terminando la loro prova, l'individuale che vediamo adesso, con Rescia che ha fallito la bocciata, e nel campo numero 7 vediamo la coppia Follis-Doria contro Cibrario e Griva. L'accosto di Rescia rimane corto. Tenta ancora la bocciata, questa volta sul pallino. Rescia non riesce. Momento difficile per il portacolori del Gaglianico. Va all'accosto, mentre qui vediamo la coppia Cibrario Griva contro Doria e Follis. L'incontro si finisce quindi con Piero Merio che si aggiudica l'incontro individuale per 12 a 11 e la coppia Doria e Follis Cibrario Griva 8 a 7. E adesso prenderà il via la staffetta che vedrà la staffetta Bonino Mauro e Ruggero Mauro contro Giordanino e Peano. Più fallosa la squadra ospite, mentre più precisa la corsa di Bonino. Dà il cambio a Roggero, colpisce Roggero, mentre dall'altra parte Giordanino colpisce, l'arbitro segna cattiva la bocciata. Nell'altro campo Roggero a colpire dal cambio a Bonino. Ancora Bonino, molto preciso, la sua quarta bocciata. Dà il cambio Roggero. Roggero ancora, terza bocciata per Roggero in questa serie, colpisce, nettamente più precisi i giocatori di casa. Ancora
Ecco, Bonino. Ancora Bonino. Parte Roggero, colpisce Roggero. Sempre Roggero. E adesso da con la sua quarta bocciata. Dai il cambio Mauro Bonino che fallisce la sua bocciata. Ancora Mauro Bonino che colpisce. Ancora adesso è la volta di Roggero a colpire la sua bocciata. Sempre Roggero, mentre dai il cambio a Bonino che colpisce ancora. Bonino. Ancora Bonino. Perfetti nella loro staffetta. Decisamente più fallosi i ragazzi della Ferriera. In modo particolare Peano. Ecco, ancora Roggero. Colpisce ancora Roggero. Bonino. Siamo ormai nelle fasi finali. Ecco Roggero. Ancora Roggero, quarta bocciata per Roggero. Parte Bonino, colpisce. Finora solo due errori dalla parte della formazione di casa. Colpisce. Colpisce ancora Roggero. Un risultato sicuramente importante, infatti la staffetta si conclude con il risultato di 56-58 da parte di Bonino e Roggero contro il 41-59 di Giordanino e Peano. Risultato parziale dell'incontro 8-2 per il Gaglianico. Adesso siamo nella parte secondo tradizionale, che vediamo qui la terna della Ferriera, che vede in campo per, appunto per la Ferriera Piero Merio, Barbero e Griva contro Carruffolis e Gassino, mentre nell'incontro coppie mi è impegnato Doria e Roggero contro Cibrario e Rocci nel combinato a coppie nell'altro campo, mentre in questo campo nel coppia Bonino, Mauro e Massazza contro Migliore Stefano e Ponzo Davide. Migliore alla bocciata, colpisce nel campo della coppia. Incontro nel combinato a coppie
nettamente a favore di Cibrario e Rocci, così come nell'individuale Rossato su Balla, mentre la coppia Bonino-Massazza domina su Migliore e Ponzo. Più equilibrata la terna di Carruffo e Sgassino contro Amerio, Barbero e Griva. Follis all'accosto, leggermente lunga, abbiamo qui il combinato singolo, il combinato a coppie che vede Cibrario e Rocci. Contro Roggero e Doria, ed è Roggero adesso alla bocciata. Fallisce il pallino per fare punti e non riesce a portarsi sotto, mentre vediamo Claudio Gassino che colpisce nell'incontro a terne. Boccia ancora ben giocata. Balla, colpisce, rimangono le due bocce in campo, mentre nel combinato a coppie Cibrario all'accosto, nella terna colpisce ancora Balla. Dell'individuale, scusate, Balla, che è individuale contro Rossato, Dario Rossato. Abbiamo Balla appunto nell'individuale all'accosto, quindi i risultati che stanno portando a termine questo incontro vedranno il combinato a coppie, Roggero e Doria, sconfitti 32-37 da Cibrario e Rocci. Nell'individuale Rossato Dario la spunta su Balla per 11-9. Nella coppia Bonino e Massazza battono Migliore e Ponzo per 13-5. Mentre nella terna Carrù, Follis e Gassino si impongono su Amerio, Barbero e Griva per 8-6. Ricordiamo che adesso il campionato terrà fermo per una quindicina di giorni per le festività natalizie. Fatti gli sport e le telecamere di GRP saranno il 7 di gennaio a Perosa Argentina per l'incontro Perosina-Gaglianico. Bar Il Ritrovo di Locatelli Daria in via Giordano Bruno a Rivara presso il bocciodromo comunale. Nordex Costruzioni Generali in via Fratelli Berra ad Ozegna. Sadam, stampaggio acciaio a caldo, in via San Ponso 20A, a Pertusio. Nuova Sarm, in via Stefano Bruda 37, a Busano. La batteria nel Canavese è Unibat, batterie per tutte le applicazioni, in via Fratelli Berra 23B, ad Ozegna. Euroconnection, via Arduino Casale 67A, Lessolo, Torino. Ditta che opera nel settore della produzione e assemblaggio di cablaggi elettrici, oltre alla realizzazione di quadri comando e controllo dell'automazione industriale. Oh.
Il programma è stato offerto da Boulenciel, in via Lose 7 a Beinasco.